Cari amici appassionati di orologi, ben trovati. La recensione che vedremo oggi si inserisce in quel gruppo di video che io realizzo in base ai vostri consigli. Mi capita spesso infatti di ricevere delle mail da parte vostra nelle quali mi chiedete magari di recensire un orologio appena uscito sul mercato piuttosto che di approfondire la storia e la qualità di un brand di cui ancora non avevo parlato sul canale. E questo è il caso specifico. Parleremo infatti oggi di un'azienda che si chiama San Martin e che moltissimi di voi già conoscono, che si è subito caratterizzata inserendosi a gamba tesa nel mondo degli appassionati di microbrand, in particolare di Homage, per un customer care, un post vendita di assoluto livello, per un catalogo assolutamente vasto e per una grande flessibilità nel ordine soprattutto di alcuni modelli particolari. E proprio per analizzare nella sua completezza questo marchio ho voluto scegliere per la recensione non tanto l'orologio che avrei scelto per me quanto l'orologio che ho trovato, almeno dalle foto, e devo dire che la disamina poi reale ha confermato le mie impressioni, più complesso da realizzare e tra l'altro con diverse opzioni di personalizzazione in fase d'ordine. Si potrà scegliere infatti non solo il colore blu o nero, ma anche ad esempio la presenza del marchio sul quadrante piuttosto che un quadrante sterile, o il movimento addirittura. La versione base monta un PT5000, che è un movimento tutt'altro che basico, al quale dedicherò uno spazio durante la recensione che non lascerà indifferenti molti di voi, ma addirittura la possibilità di scegliere un Sellite SV200, quindi un calibro svizzero a tutti gli effetti. Ma un altro esperimento che ho voluto fare, di cui voglio raccontarvi, è che questo orologio arriva da AliExpress. Voi sapete che io più volte ho espresso le mie diffidenze per gli acquisti dal mercato asiatico e la concorrenza sleale. Voi sapete che quest'estate ho fatto un approfondimento ad hoc sulla stretta di vite nei controlli che l'Unione Europea ha dato soprattutto per l'evasione dell'IVA e dei dazi. Ebbene, pare essere apparsa nel sito orientale una scritta che suona come una richiesta di pace. Infatti, come potete vedere, spicca anche in questo caso la scritta IVA inclusa. Ma andiamo a vedere l'orologio in questione. L'unboxing è veramente coinvolgente. Perché? Perché l'azienda ha trovato un packaging molto accattivante e molto piacevole da aprire. Si tratta di un tubo di plastica con nella parte superiore una vite che ripropone la ghiera dell'orologio con al centro il marchio in 3D di San Martin, mentre il fondo della scatola riprende il fondello dell'orologio. Andando a svitare la parte superiore si trovano i manuali e le card di garanzia di formato tondo in modo da essere inserite nella scatola. Sotto l'orologio che già da subito sprizza qualità da tutte le sfaccettature. Nella parte inferiore invece c'è un sottolivello che disvela una piccola piastrina che riporta la scritta San Martin, un piccolo portachiavi, un attrezzo per la rimozione del cinturino e due piccoli cacciaviti che, vi devo dire la verità, nel mio caso non sono serviti a molto, perché l'azienda probabilmente, non so se in questo o in tutti gli orologi, ha abbondato col freno a filetto e io ho perso un'ora per rimuovere due maglie. Se lo avessi saputo avrei portato direttamente dal mio orologiaio, ma ho dovuto utilizzare mezzi pesanti e quindi i miei cacciaviti Bergon, di cui tra l'altro vi lascio il link in descrizione, perché sono la soluzione per via della durezza dell'acciaio, per via della precisione della fabbricazione, a molte difficoltà. Quindi ho dovuto riscaldare più volte con un accendino le teste delle viti per sciogliere il freno a filetto e dopo tanta fatica sono riuscito a rimuovere le maglie. Andando invece all'analisi dell'orologio, ci troviamo di fronte a 40 mm di diametro per 48 mm di lug to lug.
Lo spessore è di appena 11,5 mm che garantiscono 200 metri di impermeabilità, mentre il passo del cinturino o del bracciale in questo caso è di 20 mm. Possiamo sin da subito ammirare le finiture che sono di altissimo livello tra parti satinate e parti lucide. La ghiera da 120 scatti funziona molto bene e la trovo però un po' troppo affilata per i miei gusti. Uno degli unici due elementi sottotono che ho trovato in questo orologio. Detto ciò però si aziona con assoluta precisione e l'inserto, che è in ceramica, si presenta molto bene. Il dot luminoso è in Superluminova C3 a ore 12, mentre nella versione blu è in Superluminova BGV9. La ghiera ceramica fa da cornice a un vetro zaffiro antiriflesso con un'ottima visibilità, un vetro zaffiro piatto, c'è una leggera aberrazione quando lo si guarda da angoli stretti e in considerazione del fatto che sia piatto forse mi sarei aspettato qualcosa di meglio, ma non a questo prezzo, perché come voi vedrete da qua alla fine della recensione ci troviamo di fronte a un orologio che ha veramente difficoltà a trovare rivali sotto i 1000 euro. Questa è un'opinione personale, ma credo che sarà condivisa da chi di voi lo ha già comprato. Sotto il vetro troviamo il quadrante con le lancette snowflake d'oro. Il quadrante ha indici applicati, i classici indici in stile Tudor, del resto questo è un omaggio spinto, ottimamente realizzati. Più si ingrandisce l'immagine e più si vede quanto sono fatti bene, non c'è una sbavatura, non c'è un decentramento, non c'è un difetto. Stessa cosa nelle sfere, guardate solo la parte centrale della sfera dei secondi che è coperta e che dimostra la qualità che St. Martin ha voluto dedicare alla realizzazione di questo orologio. Altra particolarità del quadrante è il marchio di St. Martin applicato, che io ho scelto così, ma alternativamente si può anche togliere, che io trovo molto gradevole perché mi fa venire in mente gli anni 60 con queste scritte molto particolari e molto stilizzate. Mi piace. Il quadrante non presenta finestra della data e il calibro è governato dalla corona a ore 3. Una corona che si avvita e si svita in maniera molto semplice. Nella parte superiore troviamo la S di St. Martin e io sinceramente ci avrei preferito l'esagono del marchio che già c'è sul quadrante, perché sembra la S di dollari. Un'altra particolarità che fa emergere la qualità reale dell'orologio è il bracciale. Un bracciale che è perfettamente accoppiato con la cassa, i terminali pieni combaciano alla perfezione, quasi da sembrare tutt'uno. Le maglie sono rivettate, o meglio, riproducono i rivetti degli anni 60 con le lamelline laterali lucide che sono reali, quindi che sono divise dal resto del corpo della maglia, e con dei rivetti che in realtà sono delle viti a testa tonda perfettamente realizzate e cromate. Anche la chiusura deployante stupisce, è infatti ricavata dal pieno con il marchio St. Martin applicato sopra. Due pulsanti per lo sgancio rapido, non c'è tensione della muta, ma ci sono quattro micro regolazioni. Il fondello, io in qualsiasi altro orologio, vedendo un fondello del genere, avrei mosso diverse critiche, ma se penso che questo segnatempo di fatto riproduce molti fondelli Tudor e Rolex, che ci sono persone che non solo sono disposte a pagare molto, ma anche il doppio dei listini, alzo bandiera bianca, perché significa che evidentemente anche questo tipo di particolari così poveri piacciono a chi ha possibilità di spese molto superiori rispetto alla media. Ma come vi dicevo in apertura, approfondiamo il calibro. Questo orologio, vi dicevo, può essere ordinato con Sellite SV200, ma anche il calibro base col quale viene offerto non è da meno. PT5000 nasce nel settembre 2015 dall'azienda Hong Kong
Precision Technology, che realizza un clone di ETA, così come tendenza ormai comune anche in Svizzera per via della solidità del progetto del 2824, ma lo fa talmente bene che un'azienda nel 2018, un produttore di orologi nel 2018, ha certificato uno di questi calibri presso il Chronometer Observatory di Glashütte, da non confondere col marchio Glashütte, come cronometro. Questo la dice lunga sulla qualità che la Cina ormai ha raggiunto rispetto ai più che competitor, compagni svizzeri, perché io mi ero perso, ma ho scoperto nel mio ultimo viaggio in Svizzera che c'è un accordo di libero scambio tra i due paesi, praticamente ormai la merce, chissà perché, entra e esce liberamente dalla Cina verso la Svizzera e viceversa. La luminescenza dell'orologio è ai massimi livelli, non mi aspettavo nulla di diverso, ma fa piacere vedere confermate le proprie aspettative, non capita sempre. Al polso l'orologio è molto comodo per effetto delle maglie che sono molto sottili e molto flessibili, per effetto della cassa, molto compatta e anche abbastanza leggera. Ma quindi veniamo alle conclusioni. Quindi prima esperienza con San Martin e nuova esperienza con un AliExpress più matura, più corretta. Infatti, se voi notate, il costo su AliExpress è leggermente superiore rispetto a quello sul sito San Martin, ma perché l'IVA è già inclusa. E devo dire che in entrambi i casi sono rimasto molto colpito, nel senso che questo non è, come vi spiegavo all'inizio, l'orologio che avrei scelto per me, ma l'ho scelto per farvi vedere in particolare la capacità dell'azienda di realizzare ad esempio un bracciale rivettato di altissimo livello, una chiusura deployante veramente molto ben fatta, un quadrante rifinito in maniera spasmodica, una cassa dove la satinatura rispetto alle parti lucide si fonde in maniera perfetta, insomma un orologio che ho scelto per farvi vedere le potenzialità del marchio. San Martin non delude soprattutto a prezzi che sono, cioè si va da poco più di $300 a, per la versione con calibro svizzero, poco più di $500. Tra l'altro in questi due giorni su AliExpress c'è il Double Eleven, cioè è una sorta di fuori tutto da parte del sito che viene fatto una volta all'anno, una due giorni di promozioni con scontistiche molto elevate, quindi nulla di strano che tutta la collezione San Martin sia particolarmente scontata rispetto ai prezzi che già sono molto competitivi. Va bene amici, io spero che questa video recensione vi sia piaciuta, che abbiate apprezzato come sempre l'onestà e la trasparenza. Noi ci diamo appuntamento alla prossima.